Vento, buonasera e ben trovato. Buonasera a tutti. Tutti. Ho sentito che è bravo, però hai già preso con personalità, parla, Con Tommaso Turci, tra poco le farà anche una domanda, Per forza. Sì. Sì, Allegri aveva definito la vigilia all'Udinese una squadra noiosa. Oggi abbiamo capito perché, anche se la Juve l'ha resa facile nel primo tempo questa partita, un po' più complicata nella ripresa e nel finale. Come si legge questa gara? Si legge, diciamo, che abbiamo fatto una buona partita. Purtroppo il calcio è anche questo, ma non succedono delle cose che sono inaspettate. Io credo che dovevamo fare un pochino meglio il secondo tempo nella gestione della palla, però eravamo in controllo, però l'imprevisto non l'abbiamo saputo gestire. Questa è una cosa che dobbiamo imparare in fretta, meno male è capitata la prima giornata e ci dovrà servire di lezione. Giorgia. Massimo, sì, Pagarin. Sì, perdonami. Donato. Buonasera, mister. No, alla fine la prestazione c'è stata, perché avete preso due pali e occasioni, poi due errori del portiere alla fine hanno determinato questo pareggio. Però la prestazione è stata buona. Come intende utilizzare Locatelli? Se come play, come mezzala, come, cioè, l'avete preso, un acquisto importante, ma lei dove lo vede di più questo giocatore? Può giocare sia da play che da mezzala, soprattutto quando ne hai due a metà campo che magari gestiscono un pochino più il gioco, visto le caratteristiche che abbiamo dei giocatori. È un po' indietro di condizione, tra l'altro oggi Ramsey ha fatto una buona partita davanti alla difesa, ma direi che la prestazione è stata buona. Poi purtroppo nel calcio bisogna vincere, conta solo quella cosa, e bisognava gestire certi momenti della partita in modo diverso da squadra matura. E ripeto, bisogna imparare a gestire velocemente l'imprevisto. Andrea Barzagli le faceva tante domande quando era un suo giocatore? No, era talmente bravo che non c'era bisogno di dirgli niente. No, era il professore della difesa, lui veramente. Ti capisco che è un momento dove, insomma, non sei contentissimo, perché è una partita che secondo me, insomma, avete gestito bene, tranne una parte del secondo tempo dove avete perso anche qualche troppo pallone a centrocampo. E non dico che chiaramente è una partita che è stata caratterizzata anche da due errori, che ci può stare, ma quelle palle perse, due, tre palle, quattro, alla fine possono dare all'Udinese, secondo me hanno dato all'Udinese quella spinta in più di poter far qualcosina. No, sono d'accordo, nel secondo tempo abbiamo perso due o tre palle di troppo a metà campo, forse qualcuno di più, forse eravamo anche un pochino stanchi perché comunque faceva molto caldo e poi siamo all'inizio della, diciamo, della stagione, però non puoi comunque prendere due gol del genere, ecco, in quei momenti lì devi, piuttosto ti metti lì, difendi, non rischi niente, ma la squadra ha difesa anche bene perché non abbiamo subito un tiro in porta. Però il calcio è questo, vuol dire che ci sarà l'insegnamento per la prossima volta. Era talmente bravo Andrea Barzagli che lo voleva nello suo staff, è vero questo? Sì, ma non ha voglia, non ha ancora voglia, quindi è entrato Simone Padoin che è veramente bravo. Io sono molto contento. Immagino. Ricky Buscaglia. Beh, manca la domanda, mister, gliela devo fare io. Cristiano Ronaldo, come sta? E volevo sapere anche la scelta della sua esclusione all'inizio. Cristiano sta bene, avevo parlato con lui, vedendo un po' l'inizio della stagione, vedendo le condizioni un po' di tutti, pensando un po' alla partita, soprattutto all'inizio, gli ho detto vieni in panchina, che comunque secondo tempo ci sarà bisogno di entrare, e lui si è messo a disposizione come hanno fatto tutti, quindi poi è entrata, ha fatto bene, aveva fatto anche gol, purtroppo un centimetro di gol non era buono. Dobbiamo migliorare la condizione, ma non è tanto una questione tecnica, è una questione di capire i momenti. E, tra l'altro, oggi sicuramente, prima che me lo domanderanno, che domani scriveranno, Szczęsny è un grandissimo portiere e non è una questione tecnica, dell'errore tecnico che è stato fatto, soprattutto è una questione di capire il momento, che in quel momento lì la palla, buttarla in tribuna non è vergogna, soprattutto quando si veniva poi da un rigore commesso, e quindi sicuramente gli servirà di lezione anche a lui.
Prima Andrea diceva a 36 anni Cristiano Ronaldo magari verrà gestito da lei rispetto a quando lo aveva lasciato in maniera differente. Come pensa di gestirlo? E poi ci chiedevamo se la prossima giocherà da titolare. Ma come gestirlo? Ci sono tante partite e cioè bisogna gestire tutti. Oggi tra l'altro poi per la prima volta mi sono trovato con 5 sostituzioni, però devo capire bene come l'ho gestito, magari non so se ho sbagliato o non ho sbagliato, però sicuramente era anche una novità per me. Però dei ragazzi che sono entrati e sono messi a disposizione, in questo momento della stagione c'è bisogno effettivamente di questi 5 cambi. Una domanda flash da mister Guidolin. Ciao Max, bentornato. Ciao. Intanto. Grazie, ciao Francesco. Ciao. Allora volevo dire, quelle palle perse del secondo tempo, ragionavate fra te, Barzà e Andrea, sono d'accordo, ma non succederà più, fra poco non succederà più. Quando vedremo Max che si toglie la giacca e la sbatte per terra, vorrà dire che non succede, che quelle cose non succederanno più. Invece no, ti volevo chiedere, scusa, a parte gli scherzi, queste verticalizzazioni, mi sembra ancora maggiore questa ricerca del gol con l'Atalanta. Il primo gol con l'Atalanta è stato stupendo, andavano a 2000 all'ora, quello con Ronaldo, palla a Dybala e poi a Chiesa. Sono ancora, ci stai lavorando ancora di più rispetto a prima, alla tua precedente Francesco, è questione di caratteristiche dei giocatori, cioè, non è, cioè, abbiamo dei contropiedisti nati da Chiesa, Ronaldo, Quadrado, l'unico che Kulusevski stesso, Bernardeschi, e quindi quando conquistiamo palla abbiamo spazio, bisogna attaccare velocemente lo spazio, anche perché poi noi diventiamo una squadra a rischio quando dopo costruiamo, e dopo per caratteristiche lo stesso di questi giocatori facciamo fatica, e se ci saltano rischiamo di lasciare il difensore a campo aperto. Grazie Allegri. Grazie a voi, buona serata. Buonasera mister. Allora, è stata una giornata un po' convulsa, andiamo un po' per ordine fino ad arrivare al finale. È chiaro che la notizia di Ronaldo in panchina ha fatto parlare tutti. Ci racconta lei com'è andata? Gliel'ha chiesto lei di partire la panchina, gliel'ha chiesto lui? Ma no, siamo all'inizio della stagione, la condizione non è ancora ottimale a parte di tutti. Immaginando una partita dove soprattutto il primo tempo avevo bisogno di uno che attaccasse molto la profondità, ho parlato con Cristiano dicendogli che oggi l'avrei portato in panchina tranquillamente. Ci sono tante partite durante l'anno e lui tra l'altro, come normale che sia, si è messo a disposizione, quando è entrato ha fatto molto bene. Io invece torno sulla partita, parto dalla partita. I due gol praticamente ve li siete fatti da soli, e chiaramente Szczęsny ha grosse responsabilità, soprattutto sul secondo. Sono le cose che fanno arrabbiare tanto gli allenatori? Ma gli errori tecnici ci stanno, e poi tra l'altro Szczęsny è un portiere di grande valore europeo, tra l'altro la settimana scorsa con l'Atalanta ha fatto una bella partita. Bisogna subito, fortunatamente la prima partita è capitata, la prima partita, e non deve capitare più. Soprattutto la gestione dell'imprevisto, noi abbiamo subito il primo gol su un imprevisto, che c'è stato questo rigore. Sulla seconda palla è la gestione che è stata sbagliata, non è stato l'errore tecnico, perché la seconda palla, come la palla torna indietro, questa palla indietro al portiere, bisogna metterla in tribuna, perché già ne abbiamo regalato uno e invece ne abbiamo voluto regalare un altro. Ecco, siamo stati un po' leggeri in quel momento lì, ma questo ci deve servire di lezione, perché non deve capire, non è questione tecnica, è questione di capire il momento della partita. Mi sembra di capire, Massimiliano, che poi al di là di tutte le altre cose determinati giocatori non ce l'avevano nelle gambe fino alla fine tutta la partita, e l'avevi detto poi no alla vigilia. Mi ha impressionato la posizione di Ramsey, che l'anno scorso la palla la vedeva pochissimo, l'hai arretrato tu di qualche metro, questa è stata la mia impressione, ed è rimasto un pochino più nel vivo del gioco. Ha intenzione di, come dire, farlo rimanere lì, quello è il suo ruolo, quello è il suo modo di stare in campo? Secondo me in quel ruolo lì oggi ha fatto anche una buona partita, poi anche lui è un po' calata la distanza, lo ritengo uno dei centrocampisti o che gioca davanti alla difesa o da mediano laterale. Comunque anche per caratteristiche dei giocatori che abbiamo davanti, e soprattutto a metà campo, un giocatore che ha qualità, ha geometrie, e credo che possa migliorare molto in quel ruolo lì. Infatti anche oggi ha fatto una buona partita. Invece Bernardeschi dove giocherà quest'anno, così dicevo subito? Bernardeschi ha fatto una buona partita, ha fatto la mezzala, direi ha fatto le buone cose.
e quindi sono molto contento. Ma sotto l'aspetto tecnico e sotto l'aspetto della, diciamo, dell'approccio al lavoro sono soddisfatto. Dispiace, e questa è una cosa che bisogna subito registrare, che per arrivare in fondo e vincere il campionato bisogna capire il momento della partita, perché questi punti non si possono assolutamente regalare. Venendo anche a Dybala, sappiamo quanto può essere importante, quanta voglia abbiano anche dopo la passata stagione di essere protagonista, ha fatto vedere delle bellissime cose, oltre al gol di oggi ha ricevuto anche i complimenti degli avversari, continuerà anche questo suo processo di crescita, poi tra l'altro questa è una settimana importante anche per il rinnovo. Per il rinnovo non lo so, perché ci pensa la società. Per quanto riguarda Paolo è un giocatore che tecnicamente non è che è peggiorato gli anni scorsi, e credo che lui quest'anno si è presentato molto bene a livello di testa, con grande voglia, sta lavorando molto bene, stasera ha fatto un'ottima prestazione, che è nelle sue qualità. E scusi se torno ancora su Ronaldo, gliela faccio questa domanda, perché magari gli anni scorsi mal digeriva anche le sostituzioni, la panchina, oggi la panchina l'ha accettata e poi, come detto, lei è anche entrato e poteva essere decisivo se non gli annullavano il gol. È un Ronaldo cambiato in questo senso? Cristiano è un ragazzo intelligente che comunque capisce che la stagione è lunga, capisce che io quando lo metto in panchina perché comunque per farlo riposare, perché comunque può essere determinante lo stesso in mezz'ora, 40 minuti, e quindi credo che sì. Ripeto, è un valore aggiunto, è un giocatore che anche oggi ha un colpo di testa, è andato fuori di poco, e un altro ha fatto gol, e quindi i suoi gol a noi ci servono. Ma detto questo, la cosa più importante, la cosa che mi gira talmente le scatole, è che la Juventus non può prendere due gol in una partita come oggi. Non deve assolutamente prendere due gol. Sì, un'ultima cosa, mancano 9 giorni alla fine del mercato. Faccio un discorso prima generale sul mercato europeo. Ti aspetti che succeda ancora tanto? Cioè, potrebbero succedere cose anche in altri campionati che poi danno il via a un effetto domino? E se ti aspetti qualcosa per la Juventus, cioè pensi che possa succedere qualcosa per la Juve? La rosa è molto competitiva, anzi super competitiva. Bisogna solamente lavorare e registrare bene questi momenti della partita. La Juventus, ripeto, deve salire, non è una questione tecnica, è una questione di testa, che non si deve regalare niente. I gol gli avversari li hanno fare quando se lo meritano, senza togliere niente all'Udinese, o quando creano delle occasioni, no, quando noi ci facciamo gol per conto nostro, non su errori tecnici. Gli errori tecnici nel calcio stanno e li fanno tutti, è una questione di testa, è una questione di capire i momenti della partita, perché era troppo importante oggi partire con una bella vittoria netta, perché non si vince per caso, si vince attraverso questi momenti che vengono gestiti bene. E quindi non è una questione tecnica, perché uno non è che può sbagliare un passaggio lo sbagliamo tutti, è una questione che in quel momento lì la palla si mette in tribuna, anche fuori dallo stadio. E non è vergogna, perché ora stavamo discutendo di una Juventus che aveva fatto un'ottima partita, e invece abbiamo lasciato 2 punti contro una buona Udinese che ha fatto quello che poteva fare, aveva trovato di fronte una Juventus molto buona, che aveva giocato molto bene, ma non esiste e non dovrà più esistere una situazione del genere. Questa è la cosa che mi fa arrabbiare molto, e soprattutto con serenità e con tranquillità bisogna capirla.